ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, so che non vi sto facendo vedere tutto dall'inizio perché mi sono dimenticata che oggi era l'ultimo giorno che potevo fare questo video. E sì, non guardate i miei capelli. E quindi Kevin è già dentro nel bagnetto. Non si vede niente perché c'è questo bellissimo cosino che copre tutto. Ah! E questo è quello che Kevin fa. Praticamente mi sta lavando anche se stesso. Hai capito, Pirulino? Hai capito, piccolino? Stai facendo il bagno da solo? E niente di che, praticamente ero soltanto spogliato, ho soltanto la maglietta col body e col body, sì. La maglietta con il pannolino. Niente, abbiamo tolto il tutto e niente, l'ho buttato dentro qua, intanto si sta riempendo la vasca e adesso lo inizierò a insaponare per bene. Ok, allora, sto cercando di posizionare la telecamera in modo tale che non mi scivoli in acqua al telefono, ok. Ora sciacquiamo per bene Kevin. Fa niente se l'acqua gli va in faccia, perché lui fa il corso di piscina e anzi mi hanno detto di mettergliela benissimo l'acqua in faccia, che male assolutamente non gli fa. Nel frattempo io gli do una sciacquata, lui si era già messo la pozza da solo. Niente, vado a mettergli lo shampoo per il corpo e i capelli della Nivea. Quindi fa tutte e due le cose. E ok, andiamo a insaponare questa bella testina. Questa bella testina. Poi puliamo le orecchiette, sotto il collo, la schiena. Mettiamo ancora un po' di detersivo, di shampoo, il culettino, la panciola, i piedini. Però per quello usiamo la spugna, perché c'hai sempre i piedi neri. Ok. Le passi il piede? Biri 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 biri. Altro piedino. Ok. E ora ci sciacquiamo. Sei pronto? Lui adora l'acqua. Anzi, piange spesso quando lo tiro fuori dal bagno. Fai il cagnolino? Fai il cagnolino? Ok, sotto il collo, sotto le ascelle, l'altra ascellina, la schiena, culetto. Questo coso qui è veramente molto molto comodo. Io mi trovo veramente benissimo perché non ti devi allontanare dal bambino, però se ti devi spostare un attimo è super super sicuro. Oddio, è andato nell'occhietto un po' di sapone. Oddio. E niente, quindi però è veramente veramente comodissimo, ragazzi. Io ve lo consiglio, l'ho preso la prenatal e mi sono trovata veramente bene. Ok, lui la vuole bere, ma non si beve, è l'acqua per fare il bagnetto. Lui si butta in mezzo perché la vuole bere, ovviamente. E ok. Ok, prendo il suo asciugamano bellissimo. Che ha da quando praticamente da quando è nato. E Gabi molla il tubo. Molla il tubo. Ok. 1, 2, 3. Opla! Op. Copriamo le tue grazie. Buri buri buri. Guardati lì. Guardati lì. Quel bel bambino! Chi è? Ok, adesso spostiamo un po' questo. Giù. Lui è stanchissimo una volta finito il bagno. Hai ragione. Non si arrabbia perché vorrebbe stare nell'acqua sempre, ma non si può, amore. Ok, lo tengo un po' spostato così forse non si vedono le sue grazie. Tanto lui si sta leccando il piede. Ok. Sei tutto pronto, asciutto? Abbiamo asciugato tutto, ogni singola parte. Poi io di solito gli metto a lui il talco non talco, oppure un'altra crema della Nivea. Ok, gli metto questo qua sempre della Nivea perché il talco non talco è sparito.
Non ho idea di dove sia andato. Non lo metto tanto perché è abbastanza olioso. E ok. Faccino. Ok, amore. Per idratare un pochino la pelle. Ok. Bello sei. Che schifo, lecchi la crema. Ma non si lecca la crema, amore. Vediamo ancora un pochino che... Ok. Ma Gigitino. Dei piedi? Piedino. Beh, con la crema. E niente, la spalmo un po' dappertutto. Anche dietro. E niente di che. Vado a mettere il pannolino. Così poi anche se nudo chi se ne frega. Ok. Nel frattempo io gli ho messo la crema anche dietro. Ok. Bene. Di solito gli metto la crema anche sul culetto perché lui spesso ce l'ha rosso, però evito di metterglielo quando non ce l'ha rosso. Adesso arriva la parte che lui adora più di tutte, le sue amate gocce. Questa è la vitamina D e questo è il fluoro. Del fluoro ci va solo una goccia, che adesso non riesco ovviamente ad aprire. Ok. Una goccia. Ah. Ok. Prima le gocce le detestava perché erano altre, adesso le ho cambiate negli ultimi mesi e queste le adora molto di più e durano anche molto di più. Ok, buonissime. Fai vedere. Mettiamoci il piede, ok. Poi andiamo a mettere il pigiamino. Togliamo questo qua sotto bagnato, vieni su. Ok. Ok, appeso. Vieni qua. Mettiamo questo qui. Il pigiamino. Gli fai il cagnolino. Sì, così fa il cagnolino. La Masha fa così, vero? Fa così la Masha? Ok. È che lui odia veramente tantissimo sdraiarsi, ma d'altronde non riesco a metterglielo in un altro. Vado a mettere il pannolino. Così poi anche se nudo chi se ne frega. Ok. Nel frattempo io gli ho messo la crema anche dietro. Ok. Bene. Di solito gli metto la crema anche sul culetto perché lui spesso ce l'ha rosso, però evito di metterglielo quando non ce l'ha rosso. Adesso arriva la parte che lui adora più di tutte, le sue amate gocce. Questa è la vitamina D e questo è il fluoro. Del fluoro ci va solo una goccia, che adesso non riesco ovviamente ad aprire. Ok. Una goccia. Ah. Ok. Prima le gocce le detestava perché erano altre, adesso le ho cambiate negli ultimi mesi e queste le adora molto di più e durano anche molto di più. Ok. Buonissime. Fai vedere. Mettiamoci il piede, ok. Poi andiamo a mettere il pigiamino. Togliamo questo qua sotto bagnato, vieni su. Ok. Ok, appeso. Vieni qua. Mettiamo questo qui. Il pigiamino. Gli fai il cagnolino. Sì, così fa il cagnolino. La Masha fa così, vero? Fa così la Masha? Ok. È che lui odia veramente tantissimo sdraiarsi, ma d'altronde non riesco a metterglielo in un altro modo. Oddio, cos'è successo? Cos'è successo? Dimmelo a me. Ok. Aiuto. Questo bimbo ha un po' di cicce. Quindi facciamo un po' fatica a chiuderle, vero? Qua
Vabbè, di solito una volta che l'ho vestito, o prima di vestirlo, dipende, non ho una cosa che faccio sempre, nel senso uguale. Gli controllo di solito il nasino se ce l'ha sporco, se ce l'ha pulito, quindi niente. E al massimo, se la cosa è in superficie, uso i cotton fioc, quelli normali. Mentre adesso per le orecchie invece vado a usare i cotton fioc, quelli specifici, quelli con la parte bombata. Ok, non trovavo più il talco, è qua. Ok, niente, trovato. Fai vedere mami un attimino. Hanno la parte bombata appunto per non far andare oltre un tot. Finito! Wow, come è stato super veloce questo bagnetto! Vediamo solo i calzini. Wow, guarda i miei calzini che ha aperto la mamma. Guarda, nuovi, nuovi. Nuovi, nuovi, guarda che... Ma che bei calzini! Aspetta che ti metto seduto, così almeno ti do meno fastidio. Wow, ma che bei calzini! Ti piacciono? Sono grigi, come la tutina. Però hanno le strisce bianche questi. Poi adesso andiamo a nanna, Perché lui dopo il bagnetto è veramente stanchissimo. E nonostante poi mangi comunque verso le 7:30-8, ha bisogno di farsi un pisolino. Lui il bagnetto lo fa sempre alle 6:30. È un orario che ci viene comodo perché lui comunque il pomeriggio si sveglia verso le 3:30-4. Niente, si fa la sua merenda e poi dopo per le 6:30 appunto fa il bagnetto, in modo tale che finiamo più o meno per le 7 di fare tutto, anche prima. E niente di che. Prima gli pettinavo anche i capelli con lo spazzolino apposta, ma adesso... Chi ha la tosse? Ma adesso gli sono cresciuti un sacco i capelli, quindi non lo faccio più. E niente, quindi niente. Niente di che, ragazze. Allora, scusatemi, ok? Spero che il video vi sia piaciuto. E niente, questo appunto era il suo momento del bagnetto. È andato un po' meglio rispetto alla volta precedente, che era ovviamente un disastro. E niente, ora vado a mettere a letto questo piccolino e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Quindi ciao, 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 ciao. Ah, ti ho rubato il telefono. Mollalo, mollalo, Kevin, mollalo.